temi su cui mi sono soffermato io sono di tipo diverso. I concetti, di che cosa parliamo esattamente quando parliamo di logistica o quando parliamo di autostrada del mare, le regole, quelle italiane in tanti segmenti della logistica sono ancora diverse dal resto dell'Europa, e poi l'altro elemento è la vera integrazione di tutte le modalità di trasporto, che ancora è una cosa difficile in Italia. Piacenza è diventato un grande polo sicuramente negli ultimi 30 anni, insomma, di mia memoria. È diventato un grande polo perché intorno c'è consumatori e produzione, quindi normalmente la logistica si sviluppa laddove ha senso che si sviluppi. Sui meccanismi europei c'è tanta effervescenza. In questo momento io apprezzerei di più però l'effervescenza del nostro Ministero dei Trasporti, che con alcune misure su una modalità di solito poco attenzionata, poco degna di stima nel nostro paese, che è la ferrovia, ha lanciato effettivamente una cura del ferro, diciamo, no? La famosa cura del ferro, che è anche cura dell'acqua, ma prevalentemente cura del ferro. Gli sconti sulla rete dovrebbero incentivare il trasporto marittimo. Il trasporto marittimo potrebbe essere una normale prosecuzione delle autostrade del mare, in modo tale da arrivare veramente a usare poi il camion, che oggi con i carburanti di oggi diffusi per la maggior parte per il mezzo più inquinante, solo per l'ultimo miglio, dove si realizza poi la finalizzazione del servizio. Quindi sul discorso della moderna intermodalità, la strada sicuramente l'abbiamo intrapresa, però tra Italia e Europa credo che ci sia ancora da raffinare molto.